Bene, allora invito sul palco Maria Flora Monini e c'è anche Carolina, no, Maria Flora Monini, poi in collegamento abbiamo Cristina Sant'Agata, che è amministratore, benvenuta Cristina. Grazie, grazie. Che è amministratore delegato di Sant'Agata 1907, mentre Maria Flora Monini si occupa della direzione, comunicazione, immagine e relazioni esterne della Monini S.P.A. Benissimo, c'è anche Massimo Occhinegro in sala? Ecco, prego. Massimo Occhinegro è un economista ed è un esperto di marketing. Lui naturalmente parla al di fuori di quello che noi affronteremo oggi. In tutte le due giornate che hanno preceduto questa ultima di chiusura di Olio Officina Festival, 12ª edizione, noi abbiamo parlato di un tema che viene trascurato, il passaggio generazionale. Quindi il passaggio poi generazionale in particolare nelle imprese olearie. Cosa accade in Italia? Perché ho voluto affrontare questo tema? Perché se guardiamo al passato ci sono dei grandi marchi storici che tuttora esistono, ma questi grandi marchi cosa hanno? Che ora non appartengono più alle famiglie che li hanno creati, che hanno fatto la storia di questi grandi marchi. E allora io penso che sia molto importante partire da qui per cercare di comprendere come si possa risolvere il problema anche del passaggio generazionale, perché un'azienda, perché mantenga una fedeltà anche alle proprie origini e quindi per coltivare l'identità stessa, che non è affatto secondaria, perché il marchio si vive come, come veicolo economico, ma chiunque può essere proprietario di un marchio, ma se c'è la famiglia naturalmente che ha fondato, ben venga, perché significa che si conserva e si prosegue in una visione ovviamente di futuro, perché naturalmente tutto va declinato al futuro, le generazioni hanno anche nuove visioni, la stessa società cambia, il contesto economico cambia e quindi bisogna confrontarsi con questi temi. Ecco, io partirei subito con Cristina Sant'Agata, perché appunto è in collegamento esterno, e quindi direi proprio di parlare un po' di questa sua idea di passaggio generazionale, in che modo questo può avvenire. E poi ora è anche mamma da poco, mamma di Luce, quindi c'è anche l'elemento per poter parlare di passaggio generazionale. Insieme con il fratello Federico, loro sono appunto l'espressione di questa realtà che ha sede a Genova, ma è una realtà internazionale perché ha sedi anche all'estero, quindi la voce, la parola a Cristina Sant'Agata, prego. Intanto ti ringrazio Luigi dell'invito, mi dispiace tantissimo non poter essere presente, ma come hai appena detto tu sono diventata mamma da pochi mesi, neanche due, quindi come dire, la trasferta era ancora un po' complicata. Il tema del passaggio generazionale è sicuramente è una questione molto complessa. Intanto secondo me è importante proprio ragionare sul concetto di passaggio, che non è, si parla di passaggio, ma in realtà sarebbe meglio parlare e ragionare su un processo, perché soprattutto nelle aziende familiari quello che va trasmesso sono dei valori, sono come dicevi appunto tu, sono un, come dire, è un l'amore e la dedizione per la propria azienda, che quindi è qualcosa che deve essere coltivato nelle generazioni future in modo progressivo e anche con una certa, come dire, continuità. Quindi io credo che una delle problematiche che più spesso percepiamo è proprio la difficoltà nel dare continuità e nel riuscire a trasmettere determinati valori. Nel nostro caso, io e mio fratello ci siamo trovati a vivere, parlo anche della nostra esperienza perché credo possa essere interessante, ci siamo trovati a vivere un passaggio generazionale un po' repentino perché, come dire, ci sono state cause
interne che ci hanno portati a, a farci carico dell'azienda in tempi anche abbastanza brevi, però io ecco, avevo comunque già vissuto un avevo fatto un'esperienza anche magari al di fuori dell'azienda, ma comunque di che mi aveva fortemente legato ai valori del della nostra azienda e comunque ai valori che poi sono come dire ho fatto miei. Quindi ecco, io credo che innanzitutto si debba prima di tutto proprio ragionare su un vero e proprio processo che deve essere attivo in azienda e che di conseguenza deve portare poi le nuove generazioni a comprendere le tematiche che animano l'azienda e ovviamente poi a fare delle scelte che devono essere anche delle scelte libere, perché non per forza le nuove generazioni devono aderire, devono farlo nella misura in cui sentono una vocazione reale e tangibile per l'attività di famiglia, che appunto, ripeto, non è assolutamente una cosa scontata. Bene. Questo è quello che mi sento di riportare come parte attiva di questo processo. Grazie per queste riflessioni. Ora sentiamo invece Maria Flora Monini, una realtà storica, no, d'Italia e che quindi porta avanti nella tradizione di sempre, con uno sguardo sempre aperto all'innovazione, con tanti olivi ora da impiantare, con tanti progetti. Ecco, il tema del passaggio generazionale o comunque del mantenere sempre viva l'identità familiare, visto che poi è un marchio, come nel caso di Sant'Agata, che riporta proprio chiaramente il cognome, in questo caso anche ugualmente c'è Monini, no, che è diventato un marchio, ma che è il cognome di una famiglia. Ecco, quale futuro si può prospettare, visto che appunto abbiamo da una parte questi grandi marchi del passato, che tuttora esistono, ma al di fuori delle proprietà originarie. C'è questo rischio di perdere in Italia ancora altri marchi? E quanto si fa e come si opera per portare avanti il valore identitario di un'azienda? Perché ci sono tanti casi al di fuori anche dell'olio che mettono in evidenza proprio questo aspetto dell'identità, no, riferita all'elemento familiare. Faccio il caso, non lo so, pongo il caso di Ferrero, no? O Barilla. Ecco, ci sono naturalmente questi esempi ancora più conosciuti, perché l'olio ovviamente ha una potenza di comunicazione inferiore. Ecco, Maria Flora Monini, prego. Guarda, io mi trovo nel mezzo di due passaggi generazionali, nel senso ho vissuto il mio, cioè il nostro, mio di mio fratello, e adesso sto vivendo il passaggio con i nostri figli. Sicuramente ci vuole una. Ci vogliono delle regole. Noi ci siamo regolamentati facendo un percorso di patti di famiglia, cioè dettandoci delle regole per quelli che sono gli ingressi in azienda dei nostri figli. Per noi è stato molto più semplice, perché l'azienda era più piccola, dimensioni più piccole, era un'azienda padronale, diciamo, e quindi siamo entrati, io e mio fratello, come devo dire, come si entra dentro una casa, essendoci cresciuti, ma ingrandendosi l'azienda e diventando, diciamo, più strutturata, ci siamo strutturati anche noi con queste regole che regolamentano e hanno regolamentato sia la formazione dei ragazzi e poi pian piano anche l'ingresso. Ci vuole tanta pazienza, cioè tutti i cambiamenti non sono facili e sono un po' dolorosi, perché poi fondamentalmente, anche parlando di famiglia, ci si trova a non essere a volte d'accordo, e quindi
ci possono essere dei momenti di scambi e che comunque io ritengo nel mio modo di vedere le cose sempre di crescita e di formazione. Regolamentando e con anche un pizzico di buonsenso, le cose secondo me funzionano e c'è sempre quello che è l'incertezza di un futuro, perché poi il DNA non lo trasmetti come eredità, quindi vanno rispettate anche quelle che sono le caratteristiche e il DNA di ciascuno delle nuove generazioni. Già, queste sono considerazioni altrettanto preziose e d'altra parte io penso che sì, c'è una visione che può essere anche contrapposta all'interno di una famiglia, no? Però le stesse visioni contrapposte possono esserci in imprese non familiari dove appunto i vari dirigenti hanno visioni contrapposte, quindi in realtà questo fenomeno riguarda l'impresa in quanto tale, perché ovviamente c'è sempre un confronto dialettico e lì la capacità è nel gestire in modo armonico le visioni contrapposte e farne una sintesi perfetta. Quindi in realtà non è neanche un limite dell'aspetto familiare, forse l'aspetto familiare il limite è più di natura umana, nel senso, esatto, dei rapporti, per cui mentre esatto, nell'ambito di un'azienda l'attrito può essere più forte e poi si passa una certa linea, nell'ambito familiare magari il problema è che si entra nella sfera affettiva e quindi diventa più delicato, no, il confronto. Massimo Chinegro, giustamente, quando ne abbiamo parlato prima, lui mi diceva che ci sono delle soluzioni tecniche per gestire al meglio il passaggio generazionale, in modo tale che ci sia sempre una visione imprenditoriale fondata su managerialità, quindi su competenze specifiche, perché non è detto che nell'ambito di una famiglia si trovino sempre le competenze necessarie, nel senso che ci sono dei ruoli che magari uno può ricoprire, altri invece magari non c'è una vocazione a ricoprire quel ruolo e quindi ci deve essere anche l'individuazione di una figura esterna. Insomma, ci sono tante strategie, tanti modi e tante occasioni per portare avanti un discorso legato al passaggio generazionale senza perdere quell'aspetto identitario. Ora non voglio citare le aziende che hanno poi perso la propria identità e soprattutto che hanno perso l'azienda, nel senso che hanno ceduto, l'hanno venduta, però ecco, visto che noi parliamo anche di valore legato al nome, credo che questo nome sia secondo me da coltivare, perché è anche il segno distintivo per certi versi dell'Italia, no? Allora sì, come ha detto Cristina Sant'Agata quando è intervenuta in remoto, il passaggio generazionale è la cosa più complessa che possa esserci. Ci sono realtà dove ci sono stati anche manager esterni che sono stati introdotti per poter gestire l'azienda, non a caso per esempio un caso di Marchionne ad esempio, e ci fu un aneddoto in cui Elkan a un certo punto, spinta dalla moglie perché non aveva potere, allora dice, stimolata dalla moglie, andò da Marchionne e chiese: ma io voglio più potere, voglio fare questo, voglio fare quello. Allora Marchionne rispose: va bene, io da domani lascio l'incarico di amministratore delegato, fai tutto tu. Beh, chiaramente questo aneddoto, no, rappresenta un esempio chiaro della difficoltà, no? Della difficoltà nel gestire il passaggio generazionale. Esistono delle soluzioni. Maria Flora ha parlato di patto familiare, patto di famiglia, ci sono i trust, però non esiste una soluzione, cioè vera. Come hanno detto anche Cristina e Maria Flora, hanno sentito la parola valori, no? Ecco, i valori devono essere trasmessi, perché senza i valori ci potrebbero essere sempre dei dissapori, cioè se invece c'è un collante che è rappresentato dai valori trasmessi, credo che questo sia fondamentale per il passaggio, il going concern, per la continuità aziendale. E dobbiamo ricordarci che in Italia
l'85% delle imprese sono familiari. Se poi facciamo il confronto con l'Europa, quindi questa percentuale è molto molto alta, perché nell'Europa, nel resto dell'Europa è circa il 30%. E questo significa le difficoltà che ci sono proprio nel nostro paese, no? Che deve curare il passaggio generazionale, dato da questo rilevante numero di aziende familiari. E dobbiamo anche ricordare un altro dato, che soltanto il 30% delle aziende familiari sopravvive alla seconda generazione. Ciò significa che, ribaltando i numeri, 70% delle aziende familiari non sopravvive alla seconda generazione, quindi un dato. Uno può fare qualsiasi può. Ecco, l'altra cosa è che, per esempio, un altro dato importante è che chi ha il timone dell'azienda molto spesso diventa sempre più anziano. Negli ultimi 11 anni c'è stato un aumento dell'età media di chi gestisce l'impresa. E questo che significa? Significa che ovviamente non che perché non ci siano figli, quindi non ci sono le persone che possano continuare, ma significa che probabilmente chi è al timone non crede o non ha fiducia o non teme che in mano ad altri, che in mano ai propri figli, pur essendo pezze core, come dicono a Napoli, non riescono, potrebbero non essere capaci. Perché il problema non è che si nasce, no? Cioè, c'è chi dice nel settore dell'olio, io ho l'olio nel sangue, no? Però il problema è che non si nasce imprenditori. Imprenditori si diventa. Ci vuole capacità, ci vogliono capacità, preparazione, e non è automatico. Tanti figli di imprenditori hanno deciso di rinunciare ad essere imprenditori. Ne citiamo uno eclatante, di Gianluca Vacchi, no? Un fenomeno mediatico, eccetera, e lui ha deciso ma scientemente è stato bravo, ha deciso di dire: io non voglio sapere, basta che mi pagate, mi date quello che devo dare e va avanti. Quindi sono situazioni molto molto difficili, e quindi l'altro aspetto è che non si riesce a pianificare il passaggio generazionale. È un po' come quando uno muore, prima di morire non lascia un testamento, no? E quello è fondamentale. Uno non lo fa per pigrizia, perché c'è poi si vede, però è un problema serio, quindi è molto importante che si faccia un passaggio generazionale pianificato, anche soprattutto in alcuni casi con l'intervento di manager esterni, no? Che possano aiutare, spiegare, condurre, prendere per mano chi deve poi prendere il testimone dell'erede di un'azienda e andare avanti. Quindi è un passaggio molto complesso che deve essere fatto per forza, deve essere ben pianificato e fatto con gradualità. Diversamente, purtroppo, c'è il dissesto o comunque la vendita, la cessione, perché ci sono dissidi sempre in ogni famiglia, purtroppo. Non dovrebbe essere così, ma purtroppo lo è. Diciamo che un gruppo, comunque un manager che aiuti in questo passaggio, diventa fondamentale, probabilmente, nel senso che alla fine avere uno staff che supporti anche questo cambio generazionale diventa fondamentale per ridurre i rischi di cui abbiamo parlato. Ma sicuramente un mediatore, chiamiamolo così, o un regolamentatore è di supporto e di aiuto. Ripeto, ci vuole la capacità di credere, come diceva Massimo, nei giovani e nelle generazioni future. A volte è molto difficile per un capitano della nave cedere il timone ad un giovane, e questo a volte è un errore, perché il capitano anche lui da giovane potrebbe aver fatto manovre in porto non fatte bene, e quindi dovrebbe lasciar sbagliare anche il giovane capitano. Certo, non per fare danni disastrosi, per carità, però bisognerebbe avere un po' più di fiducia nel futuro e nei giovani.
E sicuramente una terza persona può essere d'aiuto, può essere, ma come diceva Massimo, il passaggio generazionale non è così semplice da gestire, non c'è una regola, non c'è un percorso ben preciso, è un vestito fatto su misura, ognuno per il suo, ecco. Sì, perché uno può inserire clausole statutarie, sì, si può inventare qualsiasi cosa, no? Però se non c'è la sostanza, se non c'è l'amore, la passione, ho sentito parlare molto spesso di questo anche nella precedente relazione, non si va da nessuna parte. Bisogna avere anche, dimostrare molto spesso, non si mostra gratitudine, no? La gratitudine di un figlio nei confronti di un genitore per quello che hanno, no? Ecco, basterebbe questo, credo, a far comprendere, quindi un esame interiore, no? Perché non è che nasciamo, ovviamente, ognuno ha le competenze, ci mettiamo del nostro, studiamo, approfondiamo, no? Però se noi siamo fortunati, tra virgolette, dobbiamo mostrare gratitudine, dobbiamo mostrare gioia e dobbiamo avere la spinta, no? Dice, caspita, siamo stati fortunati, andiamo avanti, e c'è determinazione, voglia di fare, cambiamento, cioè bisogna trasmettere dei valori e quindi bisogna parlare, no? I genitori devono parlare con i propri figli, coinvolgerli. Questo è un passaggio che non c'è scritto da nessuna parte, non è una regola. Infatti, mi piace molto, è fondamentale. Mi piace molto l'idea della fiducia e comunque della costruzione, perché poi è un rapporto che ha costruito nel tempo con questa finalità, in cui la fiducia diventa fondamentale. Assolutamente sì, e è vero, bisogna leggere dentro agli operati, alla personalità dei ragazzi. E io, per quello che ci riguarda, tutti i nostri figli hanno, penso, insomma, o almeno mi sembra di percepire che abbiano dentro questo grande amore che noi abbiamo riversato nell'azienda, e i ragazzi ognuno a modo suo, perché non siamo tutti uguali, ognuno è fatto diversamente, lo dimostra, si vede che hanno percepito il valore di questa passione, di questo amore, di questa dedizione che noi abbiamo riversato nell'azienda. Mi sono assentato un attimo, ma perché ho gli Officina Festival. Ecco, Adele Bonaro, io la ringrazio tantissimo. È una macchina talmente grande che cresce e che naturalmente porta anche alla mia assenza in certi casi. Però quello che io mi sento di dire è che sono contento della vostra presenza qui, perché noi possiamo dare testimonianza di un valore che va mantenuto e va coltivato. E io ringrazio anche Cristina Sant'Agata per quelle riflessioni che io ho ascoltato, e mi chiedo, e chiedo soprattutto ora a Cristina Sant'Agata, un tema che noi abbiamo affrontato proprio ieri è perché non prevedere qualcosa già oggi per la generazione Z e Alfa, di cui oggi tanto si parla? Cioè, noi abbiamo un atteggiamento proiettato nel presente. Quindi qual è la soluzione che devo trovare oggi al contesto che vivo in questo istante? E ci proiettiamo poco con il futuro, cioè nel senso che molto spesso le scelte anche imprenditoriali diventano vincenti nel momento in cui uno è pioniere e trova una strada nuova, inventa un prodotto nuovo che scalza tutti, per cui i concorrenti non si rendono conto che quello è un prodotto nuovo vincente. Pensiamo, non so, Pastificio Rana, per dire, no, un caso emblematico, ha creato un nuovo tracciato completamente nuovo. Allora io vi chiedo, non è possibile, oltre a essere pionieristici sul piano proprio strettamente legato al prodotto, esserlo anche
per influire non soltanto nell'ambito della propria azienda, ma anche nel contesto in cui si vive, cioè nel senso, perché ogni singola azienda agisce anche in un contesto ben più ampio, ci sono le organizzazioni di categoria di cui le aziende fanno parte, di cui molto spesso appunto si è diciamo nel ruolo di presidenti o di direttori di un'associazione di categoria dove i protagonisti sono gli stessi imprenditori. Allora non si può, visto che un problema di tutto il paese è quello di pensare al futuro anche in vista di preparare queste generazioni. Allora si parla tanto di generazione Z e Alfa, ma stiamo facendo veramente qualcosa perché questi siano preparati, ma al di là dell'ambito strettamente familiare e quindi con uno sguardo fermo alla sola azienda, ma con una visione ben più ampia. Cristina Sant'Agata, stiamo veramente facendo qualcosa oppure viviamo il presente e il presente lo affrontiamo magari anche bene, però affrontando bene il presente ci dimentichiamo poi del futuro, nel senso che se per esempio nel caso dell'olivicoltura sono dei settantenni quella l'età media, è evidente che non abbiamo pensato in passato a coltivare nuove generazioni, non spingendole a fare qualcosa, ma creando le basi culturali per dare delle motivazioni. Prima avevamo ascoltato padre e figlio dell'arte, e quello è un caso emblematico, cioè senza forzature, in cui evidentemente c'era un tessuto evidentemente culturale, perché il padre è un docente universitario, quindi ha una visione anche più complessa della realtà, quindi non è soltanto elementare, per cui si bada all'oggi, al presente. Ecco, è possibile, Cristina Sant'Agata, lavorare in questa direzione per coltivare le generazioni appunto Z e Alfa? Allora, mi viene da ovviamente rifarmi a quello che già, alla discussione che stiamo avendo e ad alcune tematiche che sono emerse, ad esempio quella della fiducia. Io credo che per costruire il futuro si debba innanzitutto partire da riporre fiducia nelle nuove generazioni, ed è qualcosa già questo secondo me che manca. Proprio per citando le statistiche che Massimo riportava prima, è chiaro che se più del 30% delle aziende familiari hanno degli ultra settantenni alla guida, niente contro gli ultra settantenni, però è chiaro che manca, vuol dire che il tema della fiducia almeno in parte manca, diversamente avremmo degli altri numeri che magari vediamo in altri paesi europei, perché comunque ricordiamoci che l'Italia è un esempio negativo. Mancano i giovani, mancano le donne, perché poi non per fare, non voglio dire, la femminista, però c'è anche nelle aziende familiari c'è un problema di gender gap, quindi questo secondo me la dice lunga su ancora una forte difficoltà e un immobilismo. Io credo e sono, come dire, mi sento testimone anche della trasmissione dei valori, dell'importanza della crescita che la nuova generazione deve avere. È anche vero che la generazione precedente deve lasciare spazio, cioè deve secondo me non si può parlare solamente di formazione, che è assolutamente importantissima, perché sappiamo quanto soprattutto nel contesto contemporaneo possa fare la differenza. Però c'è anche proprio un tema di fiducia, inteso non solo come dare spazio, ma anche eventualmente lasciare la possibilità di dire no, perché secondo me uno degli aspetti che poi spesso risultano schiaccianti è invece proprio quello della generazione precedente, che in qualche modo, che magari appunto rimane fino all'ultimo, come si diceva prima, non molla fino all'ultimo, e poi ci si trova a dover prendere le redini di un'azienda magari senza neanche sentirsi completamente non solo in grado, ma magari anche le nostre attitudini potevano essere differenti. Quindi ecco, io credo che la vera svolta possa essere quella di
di lavorare e di formare le nuove generazioni in una prospettiva di fiducia reale, in cui si dà fiducia e in cui, come dire, si crea apertura, che quindi possa, che secondo me è l'unico contesto nel quale si può veramente fare cultura, che è cultura d'impresa e che è cultura per le nuove generazioni. Io credo che questo adesso, ora lo dico appunto, è un po' presto per pensare alla mia nuova generazione perché non ha neanche 2 mesi, però sicuramente ci si sente una forte responsabilità, ma anche proprio una volontà di lasciare essere, di lasciare che le nuove generazioni possano respirare, sì, i valori, ma scegliere liberamente. E questa secondo me è la vera svolta che la prossima generazione deve sentirsi libera di vivere diversamente, ripeto, da quello che accadeva nel secolo scorso e che probabilmente è accaduto anche magari alla mia e alla generazione ancora precedente, in cui comunque c'era un'impostazione fortemente, come dire, preordinata, ecco. E questo io credo che oggi non si debba più fare, si debba veramente invece lasciare aprirsi e aprire alle nuove generazioni lasciare spazio. Grazie Cristina Sant'Agata. Maria Flora Monini. Io condivido pienamente. Non a caso doveva esserci anche mia figlia Carolina tra gli ospiti ed invece è rimasta a lavorare. E io ho molto fiducia in lei perché mi sta dimostrando, a parte di saperne molto di più di quello che, nonostante i miei 40 anni di esperienza, ne sa molte di più di me. E a volte, molte volte io ho, come dire, l'idea di dire: ma sai che c'è, io adesso gli lascio il mio posto. Però dimostrando di essere brava, di essere capace, quindi io ripongo molta fiducia in lei e le lascio molto lo spazio, facendo anche un po' da finta tonta, non so come dirti. Beh, lasciare spazio è qualcosa di molto importante, perché il problema è proprio lasciare spazio e quindi anche il rischio di sbagliare, perché lasciare spazio significa non imporre poi una propria linea, ma accettare che la persona cui siamo anche legati sentimentalmente, perché se c'è un rapporto madre-figlia, c'è un rapporto molto intenso, anche lasciare, diciamo, metterla nel rischio di poter sbagliare. Di poter sbagliare da sola per imparare poi, però mi rendo conto che almeno nel mio ambito il mondo è cambiato tutto e vedo questa nuova generazione, questa generazione che invece cioè è molto più smart, è molto più veloce di comprensione proprio di quelli che sono le tecniche, le metodologie del lavoro, e quindi modestamente e umilmente faccio un passo indietro, perché è giusto che chi ne sa di più o almeno capisce al volo le dinamiche del gioco sia in prima linea. Assolutamente. Massimo Chinneglo, per concludere questa sessione. Sì, beh, insomma, sono emersi tanti temi, abbiamo parlato tutto. La cosa importante che mi sento di sottolineare è la paura di avere una figura ingombrante, no? Cioè, l'imprenditore, da un punto di vista poi, a un certo punto, nei confronti dei figli, appare spesso una persona molto difficile, perché uno vuole seguire, no? Ha paura di sbagliare, perché ha di fronte una persona che ha fatto l'impresa, no? E quindi questo aspetto è molto delicato, che ha dei risvolti anche di carattere psicologico. Io suggerisco sempre
il passaggio generazionale, comunque non di fare esperienza anche fuori, perché facendo esperienza in altre realtà li pone di fronte, dà più sicurezza, che è quella che manca, no? Ai figli, che sono potenzialmente molto bravi, sono smart, sono molte cioè riescono, ma hanno, è una generazione di, che hanno paura, perché siamo stati noi genitori probabilmente a stringere troppo, a chiudere troppo, alle volte siamo in una generazione di madri iperprotettive, di genitori iperprotettivi, e questo da un lato è una bella cosa, perché ma dall'altro porta dei risultati, dei risvolti negativi. Quindi per fare questo bisogna far sì che abbiano la sicurezza, la molta autostima, capacità, e portando anche cose nuove, perché poi entrando, se si segue sempre una linea, un modus operandi, eccetera, non si innova anche, no? Per cui magari se uno fa una breve parentesi fuori, si può essere anche portatore di nuove idee, perché dall'esterno si riescono a cogliere degli aspetti che chi sta all'interno non riesce a cogliere. E quindi questo, ovviamente in tutto questo ci deve essere la fiducia, il trust, no? Non a caso tra i meccanismi giuridici per risolvere i casi di passaggio generazionale c'è una figura che si chiama proprio trust, no? Cioè fiducia, credere, quindi quello è fondamentale. Quindi la fiducia deve essere innanzitutto riposta, per farla bisogna creare tutta una serie di presupposti, è un processo comunque molto molto complesso. Per chiudere, intanto saluto Cristina Sant'Agata. Saluto Maria Flora Monini, Massimo Chinegro, e vi dico semplicemente questo: avete pensato di favorire nelle vostre aziende l'intelligenza artificiale di cui tanto si parla? In Italia se ne parla tanto, ma poi viene applicata poco, però è il futuro. L'idea di ricorrere all'intelligenza artificiale vi è mai sfiorata come ipotesi? A me no. A me no, e per questo concludo quello che dicevo prima, proprio perché sono di una generazione, sono un boomer, non sono Z o Alfa, e quindi a me no, ma sicuramente i miei figli ci hanno pensato, sono sicura. Io sono molto aperto all'intelligenza artificiale, magari non sono all'altezza di utilizzarla bene, perché poi bisogna essere anche bravi, cioè non è che c'è qualcosa e da solo funziona, occorre che ci sia dietro naturalmente una professionalità, e i nativi digitali sicuramente sono avvantaggiati, perché per loro diventa un atto spontaneo. Cristina Sant'Agata, l'ipotesi di introdurre l'intelligenza artificiale nel settore oleario? Non ci ho mai pensato, ma come dici tu sarei assolutamente aperta, tutto quello che è innovazione può portare solo un beneficio, ovviamente nei limiti di una consapevolezza sempre attiva, però non abbiamo assolutamente preso in considerazione la cosa. Posso chiudere con una provocazione? Forse l'intelligenza artificiale ci vorrebbe nella nostra classe politica, che fa delle decisioni che magari l'intelligenza artificiale può sostituire, perché con l'intelligenza artificiale oggi ci sono dei programmi per cui si possono scrivere articoli senza che ci sia la mente di una persona, cioè la macchina è predisposta per scrivere articoli e anche composizioni musicali. Allora io dico, visto che nelle decisioni politiche ci sono veramente delle soluzioni che talvolta sono apertamente, vistosamente contraddittorie, per cui per esempio il primo giorno abbiamo premiato il professore Edo Ruggini, il quale per 30 anni lo Stato ha finanziato la sua ricerca di olivi transgenici, no? Finanziato e quindi autorizzato. Lo stesso Stato dopo 30 anni ha fatto distruggere quelle piante. E queste piante peraltro hanno dei benefici non ancora accertati, perché la scienza nel momento in cui valida uno studio si ha la certezza di poterlo dire, però sembrerebbe che avrebbero degli influssi molto positivi contro le malattie
degenerative, partendo dalle foglie dell'olivo. Quindi si può ben comprendere come noi a volte abbiamo bisogno forse dell'intelligenza artificiale, che è più equilibrata rispetto all'intelligenza umana di una classe politica. Non per essere contro la classe politica, però effettivamente ci sono delle situazioni imbarazzanti cui assistiamo. Grazie ancora. Grazie. Cristina Sant'Agata. Un saluto a Luce, presto. Bellissimo nome, che grazie. È veramente molto bello e augurante. Poi a Maria Flora Monini per essere qui sul palco di Olio Officina, Massimo Chinegro. Grazie ancora. Grazie.